Buongiorno, stanotte ho dormito bene, e adesso sono le 7:30, adesso si va a fare colazione e poi tra un'oretta circa si parte, viene Luigi a prenderci qui ad Agerola e ci accompagnerà su al Cammino degli Dei. Il posto è bello, c'era un bagno solo per 9 persone, ma a me non mi interessa tanto, e però il panorama è questo qua. Adesso vi faccio vedere un attimo com'era la nostra stanza e il mio letto. Allora, questo appartamento diviso in 9 persone, questo è il bagno utilizzato da 9 persone, questa è l'altra stanza, questa è la nostra, c'è Luigi che dorme, questo è il mio letto. Luigi, si vede che non ha dormito bene nell'atrio, allora è venuto a schiacciare un pisolino qui. Buongiorno. Buongiorno. Il salone, Luigi ha dormito qua, perché quella stanza era un po' piccolina per 4 persone. Adesso vado a prepararmi, sennò mi perdo il chiacchiere. 8:30 circa, il sole è bello alto, fa già caldo, ho messo la crema, cappellino, occhiali, pinne, maschere, tutto quello che devo mettere. Torniamo giù alla fermata del bus a incontrare il nostro Luigi, che ci scorterà oggi a Sentiero degli Dei, Nocelle, Monte Pertuso, Positano. Buona giornata! Eccoci qua! Buongiorno Luigi, come andiamo? Buongiorno, bene. Ci hai portato i panini? Sì. Grande, grande, gli ottimi panini. Super consigliato, mitico Luigi. Questo è il punto di partenza per il Sentiero degli Dei ed è un sentiero molto trafficato, quindi lo fanno un po' tutti, diciamo. Infatti già qua in piazza Bomerano pieno di gente con bastoncini che si sta preparando per fare il sentiero, quindi troveremo tanto traffico, tanto speriamo di non dover sgomitare troppo. Sì, quello è il cilento, quello è punta lì. Come potete vedere là ci sono antiche case, che oggi sono ovili per le capre, ma anticamente erano abitate. Anche questo sentiero era super abitato. Naturalmente, come molti sentieri famosi e molto trafficati, si incontrano anche persone che non sono assolutamente preparate ai sentieri di montagna, perché comunque questo è un sentiero di montagna, è molto sconnesso, ci sono rocce ovunque. Infatti bisognerebbe, quando si vuole fotografare o fare video, ad esempio come sto facendo ora, bisognerebbe fermarsi. Io adesso però sto guardando molto attentamente per terra e quindi sono abbastanza salvo, però vedi persone che vengono a camminare con le ciabatte, le infradito, e queste persone si fanno sempre male. Luigi ci spiegava che ogni domenica sempre la protezione civile, ci sono sempre i pompieri, montano una tenda, un gazebo all'inizio del sentiero o alla fine, e niente, c'è sempre qualcuno che si fa male e devono soccorrerlo. Quindi in montagna, anche se i sentieri sono famosi, sono semplici, apparentemente sono trafficati, bisogna vestirsi adeguatamente, un bel paio di scarponi, scarponcini, abbigliamento un minimo tecnico. Comunque questo sentiero è proprio bello, vale proprio la pena farlo almeno una volta. Sembra di camminare sulle nuvole, appunto da qui sembra di essere degli dei che guardano verso la terra. No, ma che ci fai tu qui, misterino? Sei misterino, micetto! E intanto qua il traffico, ecco qua che aumenta.
stanno le persone. Sti cazzi e scalinate e merda. Ora finalmente dall'originale lo senti. Sti. Sti perché è plurale. È plurale. Queste tre sirene vivevano in questa parte del golfo di Salerno e Ulisse si fece legare all'albero maestro, mentre i marinai si misero tutti la cera nelle orecchie per non sentire. Invece Ulisse voleva sentire. Un attimo di sosta qui sul sentiero degli dei. Questo. Finocchietto selvatico. Avrebbe voglia di mangiarlo, un finocchio. I due muli, uno si chiama Limone e il piccolino si chiama Limoncello. E lui li usa per... Luigi ci ha portato a casa di un suo amico, il pastore qua del sentiero degli dei. Abbiamo visitato la sua così capanna che da tre generazioni fanno formaggio. Abbiamo assaggiato il formaggio, buonissimo, i pastori sono qua. E adesso riprendiamo a camminare. E questo pastore qua praticamente viene 365 giorni all'anno, al mattino, da Gerola a qui, a questa capanna, per fare il formaggio, badare gli animali. E quindi non può muoversi, non può mai andare in vacanza. E ha detto una frase bellissima, ha detto: siccome io non posso girare il mondo, allora faccio girare il mondo dentro casa mia. No, non è la musica di sottofondo. È un concerto. Positano, dove dovremmo arrivare. Si vede poco ma è Capri. C'è coda. Pieni di stranieri, americani. Facciamo la spremuta che ci ha consigliato Luigi. E dormiamo. Oggi panino, zucca arrostita, primo sale, noci, olio. Nel frattempo mi sono reso conto di aver perso gli occhiali da sole, da qualche parte mi saranno caduti, però non importa. Laggiù c'è Positano, ottimo panino come al solito. Siamo bevuti la spremuta mista di arance e limoni. Ora ci facciamo pure un caffè e poi scendiamo per Monte Pertuso e poi per Positano. Il segreto nostro è sempre quello, il Vesuvio, il nostro segreto in tutto e per tutto, è tutto accondizionato, i nostri prodotti della terra, la nostra cucina e di conseguenza pure le nostre montagne. Questa zona
è soggetta a bradisismo da sempre. Dovete immaginare, questa era una laguna con 320 milioni di anni fa. Fa proprio caldo. Camminiamo. Le galle laggiù, isole di galli. Mo' ho capito perché si chiama Monte Pertuso. Ci sta un Pertuso nel monte. Siamo quasi arrivati a Positano, anzi direi che ormai ci siamo. In discesa ho fatto poche clip perché faceva veramente caldo e dovevo mettere bene i piedi uno davanti all'altro per non cadere. Comunque adesso arriviamo giù, salutiamo Gigi. Luigi Abate, la nostra guida grande di trekking Amalfi Coast, che consiglio a tutti se venite qua in costiera. Ci vuole una guida e lui è stato veramente all'altezza di ogni situazione. E poi magari ci andiamo a fare un bagnetto. Allora, grazie Luigi di questo piccolo tour. Luigi Abate, trekking Amalfi Coast. Ok, la guida migliore del mondo. Confermo, la guida migliore, grazie. Un messaggio per la moglie, vedi che c'è un po' di dolorino qua, tua moglie si ritira, fagli qualche... Poi vi spiego, non è importante, poi vi spiego. Ma boh, abbiamo congedato il nostro amico Luigi, adesso siamo giù a Positano, stiamo scendendo giù a mare. Gente ce n'è, forse più di Amalfi. Posticelli. 12 km fischia, 800 metri di dislivello in discesa e 200 qualcosa in salita. Il Garmin di Giovanni. Il Duomo, però è chiuso e quindi andiamo al mare, no? Madonna quanta gente, ragazzi! Ho fatto il bagno, non potete capire, la goduria a fare il bagno a Positano dopo 3 giorni di camminate sotto il sole, una cosa gloriosa. Adesso, se non vi dispiace, riposo un pochino. Bom, ragazzi, ho fatto anche un altro bagno, ne ho fatti 2, adesso però bisogna rivestirsi, che tra 20 minuti, neanche un quarto d'ora, c'è il traghetto da prendere per andare a Sorrento. E prima Luigi ha detto quella battuta, attenzione al collo, al torcicollo, e si riferiva al fatto che qua a Positano, specialmente qua nelle spiagge, è facile distrarsi, no? Guardare un po' le persone, le ragazze, diciamo... straniere che si fanno il bagno, ma anche quelle italiane, quindi mi diceva fai attenzione a dove guardi, sennò ti viene mal di collo, hai capito perché mi diceva quello. Ciao Luigi, grazie. Si parte? Ci allontaniamo da Positano, si sta commentando che noi abbiamo camminato tutta la costiera in 3 giorni, abbiamo fatto un bel mazzo, ma impagabile, ne valsa proprio la pena. E adesso però ci dedichiamo un po' alla vacanza nautica e andiamo a Sorrento in traghetto. Quello dovrebbe essere il Monte San Costanzo, dove domani io e Franco andiamo. È vero che andiamo domani là? Sì! Questa qua nella baia di Eranto, dove domani o dopodomani andremo a fare il bagno. Saliamo sul Monte Costanzo lassù, da Punta Campanella, che tra poco vi faccio vedere, poi scendiamo fino là. Punta Campanello, la fine del trekking del sentiero Kai 300 che si fa tutta la costiera amalfitana. Dove dovremmo arrivare domani? Giuseppe Capri.
Fabione. Ciao. Siamo a Sorrento. C'era la possibilità di prendere l'ascensore per salire su Sorrento, ma abbiamo preferito non tradire lo spirito di avventura nel mondo e prendere la strada muscolare. Vabbè, ci godiamo la regata. Qua c'è la regata. C'è la regata Vesuvio, che roba. Qua si cammina per Sorrento e ancora non siamo arrivati all'ostello, le sirene. E mo vediamo, dobbiamo fare la doccia, poi andiamo a mangiare. Siamo all'ostello Le Sirene a Sorrento. Eccoci qua, ora vi faccio vedere la mia stanza, la nostra stanza. Questo è l'ostello, la stanza nostra, eccola qua, la stanza nostra. Eccola qua, lettino sopra, lettino sotto, zaino qua. La mela, io tutto spettinato. C'è Luigi e siamo qua. Buonasera a tutti. Doccia fatta, andiamo. Allora, abbiamo fatto una buona mangiata in un ristorante di Sorrento. Tutto a posto, adesso stiamo facendo un giretto così nel centro storico. La cittadina è molto bella, molto grande anche rispetto a quello che mi immaginavo. Facciamo un bel giretto e ci vediamo a dopo.